qua, prima qua, facciamo due parti. Vai, vai. Il risultato complicato. Esatto, un secondo. Facciamo questo un po' più in qua, così prende anche la Rai. Vai. Parto. Risultato complicato dal questo gol di Gomez, della prestazione invece è soddisfatto? Sì, sì, della prestazione sono soddisfatto perché secondo me la prestazione oggi è stata un'ottima prestazione, se devo fare delle, così, dei paragoni, no? Rispetto alla partita di domenica, la squadra secondo me oggi si è espressa molto molto meglio, abbiamo creato tanto, secondo me la colpa è stata quella di non capitalizzare tutte le occasioni create, poi c'è stato questo gol della Fiorentina che sicuramente pone adesso la sfida più a favore loro, però sappiamo benissimo che mancano ancora 90 minuti o eventualmente 120 ancora. Mister, c'è stato un calo negli ultimi 20 minuti, come se lo spiega? Ma guarda, io non penso che, cioè, almeno personalmente non ho visto particolari cali, ci sono anche situazioni a volte anche proprio psicologiche, no? Nel senso che una squadra sta vincendo e comunque sa l'importanza di in 180 minuti non subire gol, quindi cerchi di essere anche molto, molto abbottonato e tante volte ti viene anche il pensiero di essere più coperto, no? Però noi non abbiamo mai smesso di voler far gol, lo testimonia anche il fatto che nel momento in cui prendiamo gol abbiamo tutti e tre i centrocampisti che stanno andando all'attacco. Ecco mister, avete concesso pochissimo, quasi nulla, volevo sapere cos'è cambiato nel momento del gol, se l'ha fatta arrabbiare questo ribaltamento che ha colto la difesa forse un po' impreparata, poi è stato bravissimo Gomez e se l'hanno convinta quei giocatori che oggi sono stati presentati in campo e che solitamente hanno un po' meno spazio di altri. Ma oggi in campo abbiamo presentato la migliore formazione che si poteva presentare, anche perché non dimentichiamo, ribadisco, che ci sono giocatori che escono da infortuni o giocatori con pochi allenamenti alle spalle o giocatori che hanno giocato tantissime partite e quindi quando a volte mi si chiede perché faccio giocatori perché sono stanchi e non li faccio riposare, poi quando capita che magari dai e fai delle rotazioni, ma no, ho avuto delle ottime risposte da parte di tutti, sono contento perché, ripeto, per me la prestazione è stata una buonissima prestazione. Grazie. Una percentuale di quanto è tra i due Fiorentini? Sicuramente la Fiorentina in questo momento è avvantaggiata dal risultato.